Sono tornato. Eccomi. Ciao. Buonasera. Benvenuti. Siamo live. Mi vedete? Mi vedete? Ci siamo? Questa fantastica giacchetta gialla che mi tolgo perché non mi piace, come sembra. Fa molto contrasto, sto molto meglio così. Ciao ragazzi, bentrovati. Sono tornate le fantastiche live di fisica. Wow, un attimino che controllo una cosa per la connessione, perché come al solito il bello della diretta non ci piace. Intanto, benvenuti tutti gli spettatori: Alessio, Damers Games, Andrea, Alex the Gamer, Leonardo Altobello. Buonasera a tutti. Controllo un secondo una cosa. Intanto, cominciate ad. Eh sì, sta bene, sta bene, sta a posto, sta a postissimo, va bene così, va bene così, ci piace. Allora ragazzi, benvenuti, bentrovati, la live di fisica fantastica del martedì pomeriggio sul canale YouTube La Fisica che ci piace, dove imparare fisica e matematica è un gioco da ragazzi. Sentiamo come si sente. Fisica che ci piace, dove imparare fisica e matematica è un gioco da ragazzi. Fantastico, si sente benissimo. Ciao Danny, ciao Nanni, ciao Marco, ciao Enea, ciao Federica, ciao Tommaso, ciao a tutti, partiamo! Allora, oggi parliamo di piano inclinato. State attenti perché la lezione è piuttosto importante. Grazie Stefania, meraviglioso. La lezione è importante e non la vorrei fare molto lunga, cioè vorrei un attimino, insomma, essere sintetico su quello che devo dire e colpire e affondare, molto precisamente per darvi una grande rinfrescata di teoria. Per farvi fare una buona interrogazione e poi fare un problema alla fine della live che potrà essere naturalmente dedicato a tutti quelli che vogliono, devono fare il compito di fisica e hanno il piano inclinato, il maledetto piano inclinato, maledetto, perché rompe un po' le scatoline. Ma non è così difficile. Ciao Marianna e benvenuti tutti, ciao, ciao a tutti quanti. Allora, attenzione, buonasera Marco. Dunque, che cosa diciamo subito subito di questo discorso del piano inclinato? Allora, per partire a parlare di piano inclinato, io vorrei un attimino fare una premessa, perché è una cosa che in classe non ho detto. Mi fa piacere anche dire qua, seconda verifica di fisica in 2 settimane, povero, mi dispiace. È dura, è dura. Le dura, dicono al nord, le dura. Allora, guardate, qui avete un oggetto nero, una pallina, quello che volete voi, su un piano orizzontale, qui alla mia destra, e invece lo stesso oggetto, la pallina, sul piano inclinato di un certo angolo alfa, sulla mia sinistra. Perché parto da qua? Parto dal piano orizzontale, perché vorrei un attimino dire una cosa importantissima che ci servirà stasera durante questa fantastica live. Scusate. Stavo pensando ai like e ho detto like. Mettete like. Allora, avete l'oggetto qua che puoi disegnare. Puoi disegnare il vettore forza peso, sempre verticale. Ti ricordi del vettore forza peso? Certo che ti ricordi. Se non ti ricordi del vettore forza peso, riguarda la lezione sulla forza peso qui. Allora disegniamolo, sempre verticale. Però se io faccio questa cosa, non sto disegnando tutte le forze che sono in gioco. In realtà c'è una importantissima forza, importantissima, che devo assolutamente disegnare qua. E che è praticamente la reazione vincolare. Allora, attenzione, quando un oggetto è poggiato, ciao Adri, tutto, un oggetto è poggiato su un piano, ovvero su un vincolo, il vincolo è un oggetto che impedisce ad un altro oggetto di compiere un determinato movimento. Praticamente, questo piano impedisce all'oggetto di cadere, cioè lo tiene fermo, no? Lo vincola. Ogni vincolo reagisce con una reazione vincolare, che è una pressione
forza è che io devo disegnare, disegniamola, attenzione, la reazione vincolare, state attenti perché questa è una cosa molto particolare, la reazione vincolare è sempre perpendicolare al piano, ovvero al vincolo, e la devi disegnare in su. Guardala. La chiamo R. Buonasera Stefano, ciao Michael, ciao Nanni, ciao Stefano, tutti Stefano, Stefano, Thompson, yeah, good evening. Reazione vincolare, bravo Thompson, Thompson lo sta scrivendo, reazione vincolare. Guardate, la disegniamo. Attenzione ragazzi, che qua cominciano già un po' di casino nella testa. Uno dice, ah, vabbè, è facile, la reazione vincolare è sempre uguale opposta alla forza peso. No. Perché no? Questa live è per le prime? Questa live è per le prime, me lo sta chiedendo Danny. Certamente, argomento di prima, piano inclinato, cavolo. La reazione vincolare non è mai sempre opposta alla forza peso. Perché? Attenti. La forza peso è sempre verticale. La reazione vincolare è sempre perpendicolare al vincolo. Perpendicolare al vincolo. Questa è una cosa importante. Tenetela sempre in testa, ficcatevela nella capoccia, state attenti perché questa adesso ci servirà fra un attimo. Quindi, occhio, abbiamo detto, oggetto poggiato su un piano orizzontale, forza peso, il piano rappresenta un vincolo, ogni vincolo reagisce con una reazione vincolare quando tu poggi un oggetto, la reazione vincolare è sempre perpendicolare al vincolo. La forza peso invece è sempre verticale. Fantastico, meraviglioso, pazzesco. Adesso andiamo al nostro piano inclinato e guardiamo un po' le cose come stanno qua. Attenzione. Domanda. Domanda. Io lascio questo oggetto qua. Che Thompson sta scrivendo una formula che riguarda l'angolo, mettendo in mezzo il coseno dell'angolo. Allora ti anticipo già, Thompson, grazie naturalmente, che la lezione non verterà sull'angolo alfa, ma quanto invece sulle dimensioni di questo piano inclinato. Stai attento, probabilmente magari la sai anche questa cosa, però vediamo. Questo piano inclinato ha una altezza h ed una lunghezza l. Ok, ci siamo, un'altezza h e una lunghezza l ed è inclinato di un certo angolo alfa. Molto bene. Altezza h e lunghezza l. Sera, the fun gamer. Ok. Attenti, che forze possiamo disegnare? Questo oggetto è in equilibrio, come questo. Questo oggetto è in equilibrio. Ora, secondo voi, se io lascio andare un oggetto, lo poggio su un piano inclinato, e lo lascio. Sta fermo? Via le telefonate. Se io tu metti qua un oggetto, un carrello della spesa, quella palla è un carrello della spesa, l'oggetto sta fermo? No, bravissimi, bravissimi, non sta fermo, scivola giù. Allora, vediamo un po' che cosa devo disegnare. Cioè, scusatemi, se io disegno questo oggetto, che forze devo disegnare sull'oggetto? Ditemelo, che forze devo disegnare? Dai, via le telefonate, cominciate a tirare fuori un po' di forze che devo disegnare. Dai, dai, dai ragazzi, forza ragazzi, lanciamoci in questa lezione, buttiamoci perché è una lezione bella tosta, vai. Allora, dice Adri, la forza pelle, la forza pelle, scusa, Adri pelle, la forza peso. Ok, forza peso, bravissimi, disegniamola. Sempre verticale, sempre verticale. Yeah. Poi che altro disegno? Che altro disegno? Dai ragazzi, dai ragazzi. L'oggetto è poggiato su un piano. Il piano rappresenta un vincolo. Bravo Thompson, la reazione vincolare. Din 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 Thompson, din din din, din din din. Reazione vincolare. Come la disegno la reazione vincolare? Così? La reazione vincolare è perpendicolare al vincolo. Il vincolo sta così. Facciamo
Fai la perpendicolare. Studia disegno. La devi fare così. Disegnala. Domanda. Basta? Non rappresento più niente? O posso rappresentare qualcos'altro? Basta? Ricordatevi che l'oggetto è in equilibrio. Qualcuno dice gravità. Beh, non, la gravità, non dovete pensare alla gravità, no, non pensare neanche allo spostamento, voi dovete pensare alle forze applicate. Allora, attenzione, in realtà ci renderemo conto che per tenerlo fermo quell'oggetto serve un'altra forza. Secondo voi, andate ad intuito, voi siete su quel piano inclinato, non state su questa discesa. Avete questo carrello, no? Avete questo carrello. Seguitemi, seguitemi, seguitemi. Già qualcuno scrive l'attrito. Non mi dispiace, non mi dispiace l'idea dell'attrito, non mi dispiace. Abbiamo fatto la formula, lezione sull'attrito? Madonna Santa, non mi sto ricordando. Non mi sto ricordando se abbiamo fatto l'attrito ultimamente, ma sai che veramente? Cioè, no, non abbiamo fatto l'attrito. Però io fatto una lezione sulla forza d'attrito un annetto fa. Una lezione sull'attrito molto carina, molto interessante, più o meno un annetto fa, che ti posto qui. Ping! Fantastico! Meraviglioso! Guardatela. Sì, potrebbe essere. L'attrito lo tiene fermo. L'attrito lo tiene fermo. Perché effettivamente questo carrello, se tu lo lasci andare, cade giù. Allora, prima di pensare a questa cosa qua, Nanni ha scritto una formula, che poi è la formula appunto della forza d'attrito. Prima di vedere un attimino questa cosa qua, io suggerirei di fare una cosa. Così com'è il disegno, così come stanno posizionate le forze, riflettete, non è che possiamo fare grandi cose. Perché effettivamente la forza peso punta in verticale, la reazione vincolare è perpendicolare al piano, punta da un'altra parte, cioè queste forze non le puoi sommare. Mentre queste due come risultato ti danno zero e l'oggetto è fermo, queste due non ti danno zero. Quindi quello che succede qui è che l'oggetto è destinato a cadere giù. È chiaro? Qualche lezione su onde e oscillazioni mi chiede Dam Gamswez. Come devo pronunciare il tuo nome? Dam Games? Gamers? Dam Gamers, yeah. I guess that the pronunciation is correct in that way. Dam Gamers? Yes, I'll do. I guess in February or March some lectures about waves and oscillazioni, vibrations, non lo so, farò qualcosa, forse in marzo. Allora devi fare questo, cogliamo l'occasione di quello che stava dicendo qualcuno un attimo fa, scomponiamo il vettore forza peso lungo le componenti, perpendicolare e parallela al piano e guardiamo il disegno come migliora. Guarda. Scomponiamo. Vedete le parallele, le perpendicolari? Se tu la scomponi, la forza peso, qui ottieni questo vettore. E questo vettore lo chiami peso parallelo o componente parallela. Quest'altro lo chiami componente perpendicolare. Attento, hai scomposto il vettore forza peso lungo le componenti parallela e perpendicolare al piano. Io ho spiegato nelle mie lezioni come scomporre un vettore. Ho fatto proprio una live, credo, una live o una lezione, vabbè, chi se ne frega, ho fatto una lezione sulla scomposizione vettoriale che io vi consiglio di vedere, di rivedere, così imparate a fare la scomposizione vettoriale. Facciamolo tutti insieme, pronti con le mani, pronti con le ping, facciamolo così. Ok, quindi ho scomposto il vettore forza peso, seguimi Alessio, lungo la direzione parallela al piano e quindi ottenendo P parallela, e
e la perpendicolare al piano, ottenendo pi perpendicolare. Domanda. Io avevo prima due vettori, il vettore forza peso ed il vettore reazione vincolare. Domanda. Quanti vettori ora, via le telefonate? Sapete che c'ha ragione solo Adri Pelle? Adri Pelle. Din din din! Sono tre i vettori che ho. Sono tre. Perché? Perché il vettore forza peso l'ho scomposto. L'ho scomposto. Quindi non ho più, voi lo vedete disegnato, ma in realtà fate finta che non c'è. L'hai scomposto. Hai ottenuto il vettore P perpendicolare. E il vettore pi parallelo. Stai attento, stai attento. Pi perpendicolare è uguale ed opposto ad R, quindi si annullano fra di loro, cioè pi perpendicolare più R ti dà come risultato 0, perché questi due sono uguali ed opposti. Infatti, guarda, sono sistemati esattamente come erano sistemati i due vettori quando l'oggetto era sul piano orizzontale. Che ti resta? Cosa ti resta? Quale vettore resta? Dai, dimmelo. Vai. Quale vettore ti resta? Dai. Dimmi quale vettore ti resta. P parallelo. Alessio, din din din. Bravi, scrivete tutti. Ti resta P parallelo. Ti resta scoperto P parallelo. Pi parallelo è il colpevole, è il responsabile che ti fa scivolare l'oggetto giù, cioè la componente parallela della forza peso prende l'oggetto e te lo fa scivolare giù. E la domanda è: come fai allora a tenere l'oggetto in equilibrio? Via le telefonate, scrivimi una risposta fantastique, come dicono en France. Come faccio a tenere l'oggetto in equilibrio, dato che c'è P parallelo che me lo tira giù? Lascia perdere il baricentro, Adri, concentrati sulle forze che stiamo applicando. Dice Alessio, con qualcosa che lo blocchi. Dice Roberto, quando vi canto questa canzone vuol dire che mi emoziono. Ti voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene sai. Bravo Roberto Miglietta, fantastico. Din din din, dice Roberto. Applichiamo una forza equilibrante che sia uguale, aggiungo Roberto, e contraria. Bravo Alessio, sta dicendo qualcosa di opposto. Bravo anche Alex, che dice anche l'attrito potrebbe essere una forza equilibrante. Applichi una forza equilibrante, guardate, ve la disegno in nero. Uguale ed opposta alla P parallela. La chiamo F equo per dire forza equilibrante. F equo. Avit! Come dico la Napoli. Questa forza equilibrante qual è? Le mani che tengono il carrello? L'attrito che tira verso su? Ma che ce ne frega a noi? O l'altra, un blocco che lo blocca? Va bene tutto. L'importante è che capisci che qua sei costretto ad applicare una forza uguale e contraria alla P parallelo, uguale in modulo. Quanti newton sono la P parallelo? 50? 50 sarà la forza equilibrante, ma contraria, e ti tiene il tuo fantastico, meraviglioso carrello bloccato sul piano inclinato. A che cosa è uguale? Allora, voi avete capito adesso che tu puoi calcolare questa componente parallela. Allora, la forza equilibrante più la componente parallela è uguale a 0.
Quando questo accade, le forze a due si annullano e l'oggetto sta fermo. Dice Adri, ma quando la forza, quando il carrello è in movimento, sta agendo solo la forza P parallelo? Sì, bravo, hai ragione. Infatti vedremo fra qualche lezione, ma qualche lezione diciamo fra qualche mese, quando parleremo della dinamica, che quando una forza continua ad agire in maniera costante, l'oggetto non solo si mette in movimento, ma addirittura accelera. Cioè aumenta la sua velocità, no? Diventa sempre più veloce. Tu prova a lasciare un carrello su un piano inclinato, lascialo andare. La componente parallela lo fa andare sempre più veloce, povera chi si trova. Ok, allora la formula, ti devo dare la formula. Formula. Come posso io dare il valore di questa forza equilibrante? Allora, la forza equilibrante è uguale in modulo alla P parallela, che a sua volta è uguale, attenti, prendete questa formula per buona, si può dimostrare attraverso la similitudine fra triangoli, come qualcuno prima diceva, si può addirittura calcolare utilizzando l'angolo alfa, l'abbiamo fatto seno, coseno, componenti dell'angolo, eccetera, eccetera. Se ti ricordi abbiamo visto la scomposizione di un vettore utilizzando il seno e il coseno, però a te non interessa adesso questa cosa qua. Puoi calcolare la componente parallela come P, cioè l'oggetto, il peso dell'oggetto, la forza a peso, per l'altezza fratto la lunghezza. Questa è la formula che ti serve, capoccia, che ti serve per i problemi di fisica, fantastici, meravigliosi, insomma. Facciamo una verifica delle unità di misura. La P la misuri in newton. L'altezza la misuri in metri. La lunghezza la misuri in metri. Metri e metri va via, ti resta newton. Infatti tu stai calcolando una forza che si misura in newton. Ovviamente P per H fratto L. H che cos'è? L'altezza del piano inclinato. La vedi? L che cos'è? La lunghezza. Signori, questa formula qua è sufficiente per poter risolvere i problemi sul piano inclinato, tranne quelli che ti danno un angolo, lì hai bisogno delle formule goniometriche, però non voglio complicare la vostra vita e non voglio fare una lezione troppo lunga, vorrei puntare invece piuttosto adesso su un bel problema. Tutto chiaro? Ve gusta, anzi ve gustais, perché siete tanti, quindi devo usare la prima persona plurale. Che dite? Ci siamo? Così facciamo il problema, vediamo chi lo risolve per primo. Io vi lancio la traccia del problema così vediamo un po' quello che succede. Fino ad ora sì. Perfetto, vabbè, tanto vedrai ti sarà super chiaro perché ora faremo il problema. Beh, allora lanciamo questo fantastico problema meraviglioso sul piano inclinato. Attenzione, fra l'altro è un problema simpatico perché in realtà darò, diciamo, un cenno leggerissimo di un paio di dati nel problema, ma è interessantissimo vedere che anche con due dati si può risolvere un problema apparentemente complesso. Allora, vai, problema. Nel frattempo qua è scattato un allarme. Vabbè, basta, ha smesso. Ah, problema. Pronti a scrivere il problema? Preparate il vostro iPad, tablet, preparate il vostro penna, il vostro block notes e scrivete la fantastica traccia che io ho scritto prima di iniziare la live sulla mia meravigliosa lavagnetta. La lavagnetta dice che devi calcolare la massa di un carrello, sto carrello, tenuto, saltato tenuto, tenuto in equilibrio da una forza di 45 newton, che è su un piano inclinato, ovviamente il carrello è sul piano inclinato, il triplo della sua altezza.
sembrerebbe quasi che nella, diciamo, traccia generale ci sia solo un dato. Perché se voi leggete un po' la traccia, no? Vi rendete conto che si parla della forza che tiene in equilibrio il carrello, ve la ricordate? Quella F-Eq. E vi dice che il piano è lungo il triplo della sua altezza. Quindi se è un dato, cioè questo, ma in realtà avete notato, io ho sottolineato anche quest'altro dato, perché effettivamente vi sta dando un secondo dato. Vediamo un po' come risolvere questo meraviglioso problema. Allora, vi siete segnati la traccia, immagino. Scriviamo i dati. I dati dicono che la F-Eq modulo, non c'è bisogno di mettere il simbolo di vettore, vale 45 newton. E poi il problema ti ha detto che la lunghezza è il triplo dell'altezza. Come la scrivi questa cosa? Io nel frattempo faccio il disegnetto, faccio lo schema. Tu dimmi come formalizzo questo dato? Dai che suono la campanella. Bravi, bravo Alessio, Federica, Adri, Danny, fantastici. L uguale 3H, lunghezza uguale 3 volte l'altezza. Wow! Che cosa ci chiede di calcolare il problema? La massa dell'oggetto. Cioè tu c'hai un carrello, sempre sto cavolo di carrello, che metti qua. Tu c'hai il tuo carrello lì. Tu devi calcolare la sua massa. Sai che la forza equilibrante vale 45 newton e sai che la lunghezza del piano è il triplo dell'altezza. Devi calcolare la massa. Allora, attenzione, attenzione. Io intanto vi dico questo: fate un po' di disegnini. Rappresentate anche, oltre la forza equilibrante che io ho già rappresentato, la forza peso, naturalmente, e poi la reazione vincolare. Quando fate uno schema del genere sarebbe simpatico rappresentare almeno queste tre. Cioè voi dite, ma dobbiamo anche scomporre la forza peso lungo la direzione perpendicolare e parallela? No. L'importante però è che rappresenti la forza peso verticale, la reazione vincolare perpendicolare al vincolo e naturalmente la forza equilibrante nel verso corretto che tiene il carrello fermo. Molto bene, qualcuno dice il risultato è 13. Fai venire l'ansia, Tommaso, no panic, no ansia. No, non è quello il risultato. Mettetemi sempre l'unità di misura, mi raccomando, con il risultato, please. Allora, come si risolve un problema di fisica? Io ho fatto un video per potervi spiegare come si risolve un problema di fisica, quindi vi prego, ricordatevi sempre, non entrate nel panico per risolvere un problema di fisica, ma seguite i consigli del vostro fantastico, meraviglioso prof. Piccolo video per poter capire come risolvere un problema di fisica. Bing, te lo metto qui, questo video così. Fantastico, problema. Quindi questo è un po' schema. Va bene? Riguardatevelo questo fantastico video. Però io ho sempre detto una cosa importante, per poter risolvere un problema di fisica, la cosa che devi fare è partire dalla formula prima che ti perdi. Parti dalla formula principale. Che cosa dice la formula principale? Dice che la forza equilibrante è uguale al peso per l'altezza fratto la lunghezza. L'abbiamo scritta un attimo fa. Abbiamo detto che o la forza equilibrante o la componente parallela sono uguali in modulo, quindi puoi scrivere una piuttosto che l'altra. A te serve la massa. Dov'è la massa? Beh, la massa è qui dentro, è dentro il peso, perché il peso è uguale a m per g. Allora fai la formula inversa rispetto al peso. Moltiplichiamo per L e dividiamo per H, per L fratto H, per L fratto H. Semplifica, semplifica, leggi al contrario, P uguale F equilibrante per L fratto H, quindi hai P uguale F equilibrante per L fratto H. Allora, calcoliamocelo questo peso e poi calcoleremo la massa. No panic, piano piano, una cosa alla volta. Allora, attenzione, F equilibrante ce l'abbiamo.
ma non abbiamo né L e né H. Ma sappiamo che L è uguale a 3 volte H. Allora che fai? Al posto di L scrivi 3H. Al posto di L, giusto? Sì, esatto, certamente. Quindi potrai scrivere F equa per 3H fratto H. H e H si semplifica. Quindi il tuo peso è uguale a F equa per 3. Cioè, mi sa che avevi ragione tu, come chi è che l'ha scritto 15,8? Forse hai ragione chi ha scritto 15,8, scusatemi, perché ho calcolato male io una cosa, vedete? Però facciamo con calma. F equa 45 newton, 45 per 3 newton, sono 135, giusto? Perché 50 per 3 sono 150, sì. 135 newton. Sono calcolato il peso. Adesso, siccome io so che il peso è uguale alla massa per l'accelerazione, faccio la formula inversa. La massa è uguale al peso fratto l'accelerazione, cioè 135 newton fratto accelerazione 9,81 newton fratto chilogrammi. Newton e newton va via, chilogrammi passa sopra e dobbiamo fare adesso questo 135 diviso 9,81. Vado a prendere la calcolatrice. Quando la cerchi, non c'è mai. Eccomi qua, mi sa che aveva ragione, non so chi è che aveva scritto quel risultato, ma mi sa che aveva ragione. Allora, calcolatrice. Quindi 13,8. Io faccio i complimenti e suono la campanella ritirando quello che avevo detto prima per Marco Elefante? Chi è che l'ha detto? Marco, sei tu che avevi detto, avevi dato il risultato? Scusami, no, 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 chi è che l'aveva dato il risultato? Ah, Tommaso! Tommaso, din din din! Bravissimo, ti voglio bene assai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai, che scioglie un sangue rinde bene, sai. Fantastico, bravissimo, bravo, ti faccio i miei complimenti, sei stato velocissimo. Io in realtà avevo fatto un errore, avevo diviso per 3 anziché moltiplicare, vabbè, punto, capita. Avete visto? Un problemino simpatichino sul piano inclinato, insomma, un po' di formulette, gira di qua, gira di là. Beh, insomma, c'è tanta altra roba che si può fare sul piano inclinato, cose anche più difficili, però tutto sommato non abbiamo fatto un problema facile. Beh, insomma, è un problema piuttosto una via di mezzo. Medio perché hai applicato la formula del piano, hai fatto la formula inversa, hai trovato il peso, dal peso hai trovato la massa. Insomma, si dice in Puglia, bona ride non c'è male. Ok, ragazzi, professore, una domanda: ma noi approssimiamo sempre oppure possiamo lasciare anche 13,76 kg? Allora, siccome il risultato era un bel 13,8 dell'amico Tommaso, esatto, mi piace, perché a me piace vedere i risultati approssimati, la trovo una buona maniera per approcciare i numeri. Però volendo, se io ti chiedo di approssimare la seconda cifra, tu mi scrivi 13,76, perché dopo il 6 c'è l'1, quindi ci sta perfettamente di scrivere anche 13,86. L'importante è che facciate le cose per bene. Nella verifica metterò tutto se... Tutto! Dovete studiare, perché sta per arrivare il Natale, io vi devo far riposare a Natale, ma per farvi riposare dovete studiare ora. Bene ragazzi, questo
Questa live è stata meravigliosa. Io credo che siamo stati nella mezz'oretta, questo ci piace moltissimo. E vi ricordo che ci vediamo dopodomani per la live di matematica e dopodomani nella live di matematica parleremo di disequazioni irrazionali, argomento da terzo, quarto anno di scuola superiore, quindi un po' più challenge come matematica. È stato bellissimo, io sono io che ringrazio voi, è sempre meraviglioso. Naturalmente, ragazzi, grazie, siamo arrivati a 3.000 iscritti, ma no! È bellissimo, mi viene da piangere. A parte che siamo quasi a 3.100, voglio dire, che insomma in 2 giorni siamo... Bello, bello assai, bello, bello proprio, bravi, bravi, bellissimo. Che vi devo dire? C'ho un po' di mal di testa oggi, ma non fa niente. Mettete like, mi raccomando, vedo... 12 like, ma avete messo solo 12 like. Mettete qualche altro like, dai ragazzi. E niente, ci vediamo quindi dopodomani e poi con gli altri video. State vedendo che sto pubblicando anche il venerdì in English. Il lunedì faccio un piccolo video che in realtà registro la settimana prima in classe. Avete visto che anche c'è la community ormai sul canale YouTube, è la community nella quale pubblico. Di solito una piccola anticipazione sull'argomento che tratterò. L'Edira. Sì, perché tu devi sapere, Tommaso, che io sono nato a Como, quindi in realtà sono lombardo, va bene, anche se sono in Puglia, ma sono lombardo, va bene, quindi c'ho un po' questo sangue di nord-sud mescolati. Va bene, naturalmente saluto tutta l'Italia, chiunque connesso. L'altro giorno mi sono arrivati auguri da Roma, saluti dalla Sicilia, da Napoli, studenti che mi seguono dappertutto. Ma che vi devo dire? Tutto questo è pazzesco. Va bene, ragazzi, state comprando i regali di Natale? Vi posso dare un piccolo consiglio: comprateli prima possibile perché poi ci incasiniamo tutti la vita. Quindi fatelo subito e toglietevi il pensiero. Dopo questa pillola di saggezza, vi saluto, vi do un grande bacio, vi voglio tanto tanto bene, ed è vero, e ci vediamo la prossima volta. Ciao, ragazzi!